Ma soprattutto chi o che cosa? Quel che importa è quando. Sto chiamando, eh? Figura inquietante. È occupato, cazzo. Magari ha chiamato lei me, no. Vai. L'uomo vic sulla terra vic camminava e sperando trovar pace vic Milosevic Tito Josibros Setnici Arrivarovic Humanitatis cum caritatis not aiutevic Cevapcici Rakia Srpska Slivovica et friends Don Sergio. Don Sergio corregge Humanitavic e dice: tu uomovic biancovic non domina su uomo negrovic abbronzetum vema cribiovic et giungem sum cet obrases evoga stigoie vois non scesce di Mihailovic costa curta amico di Stankovic. Umanità cattiva, molto come elemosina non data, come offerta schiacciata, come focaccia non salata, come ciambella non bucata. Siamo tutti i figli della stessa madre. Speriamo che nostra madre non faceva puttana. Altrimenti siamo tutti figli di Troia, come troiani Iliovic, Achillevic and Ulissovic. Contesto, lungi da me, perdimi, non farmi pensare a ciò che devo, ma a ciò che posso. Desiderio è ciò che voglio, la paura, la vita e la morte è ciò che voglio. Desiderio è vita e morte, per cui cosa mi aspetta nella vita della morte o la morte della vita? Stiamo aspettando cosa? Il desiderio, la morte, la vita, il desiderio. E ciò che ci aspetta nei prossimi minuti di questo viaggio introspettivo. Aspettami. Bello? Un messicano, lo so? Sotto la macchina. Molte grazie.
Il mondo è brutto, pieno di contraddizioni ed alterchi. Spesso Stato e Chiesa non rispettano le regole che essi stessi hanno propugnato. Uno dei funzionari di questi due poteri, Don Sergio, non è stato colpito dalla decadenza dei costumi, dalla sete di potere e dalla voglia di prevaricare sul prossimo. Semper Domine, Domine aiutas homines, respectibus regulas tuas. Domine, Domine, mi senti, Domine? Fa che io confessi questa pecorella nel migliore della mia schiena, dei modi. Sei qui oggi in contrizione per confessare a me i tuoi peccati, affinché se la tua confessione è sincera ti vengano rimessi. Giuri tu di dire la verità, solo la verità, nient'altro che la verità a questo pastore di Cristo? Lo giuro. Solennemente? Sì, lo giuro, solennementissimo. Qual è il primo peccato che vuoi confessare a me, tuo confessore, oggi? Padre, io ho molto peccato. Perché... In opere, parole, pensieri, omissioni, sottrazioni, operazioni, calcoli, in cosa, sorella Cristina? Ecco, vede, io ho venduto il mio corpo. Suona, ecco Valeria. Sei pentita di questo? Molto, padre, molto. Hai goduto nel fare sesso? No. Meno male. Niente godimento, mezzo pentimento. E lui ha goduto? Sì. Un altro peccato, sorella? Ecco, io... Hai ciucciato la cappella. È ebbene vero, sì. Altro peccato, fecundis ma non definundis, mutandis mutandis membro altandis. Puoi andare, sorella. Grazie, padre, grazie mille. Ah. E io mi adombro e mi irrito contro la Chiesa di cui faccio parte. Chiesa di Dio, devi essere migliore, niente più simonia! Combinato, fucilato fra preti! Non ti voglio vedere posseduta dal desiderio di denaro! Chiesa, vendi i tuoi tesori e compra per i poverelli vestiti e ghiaccioli! Chiesa, inoltre tu sei troppo lontano dai cuori e fa pulizia le tasche! Ogni messa che a te motivo di guadagno illecito! Tu, Chiesa, devi diventare più povera secondo l'esempio di San Francesco! Che parlava con le bestioline, gli uccellini, i bestiolini, il draghetto di Mulan, che si chiama Bushu, il draghetto di Mulan! Chiesa, ma io sono pronto a combattere, io sono disponibile! Sono disponibile a combattere ancora! Vi batteremo, marrani! Non batteremo questa miseria! Batteremo la giustizia! Ti prego! Ti imparerò tutto quello che vuoi imparare. Grazie, grazie, grazie! Potrò tornare a suonare il violino? No. No! Però il kazusi.
Ok, a volte ci si fa prendere la mano, ma dopo le ultime testimonianze diventa davvero difficile pensare che i festini di Arcore fossero frequentati da attempati galantuomini e signore eleganti. Ambra Battilana e Chiara Danese sono due ragazze che una volta, appena diciottenni, al Bunga Bunga ci sono state e ai magistrati di Milano hanno detto che tutto cominciò quando andarono da Emilio Fede per fare le signore eleganti. Il giorno dopo, dicono, arrivò l'invito ad Arcore. Si comincia con la cena, la cena. La politica dovrebbe essere un servizio per i cittadini, aiutarli nello stare meglio, nell'essere più felici, nell'avere più servizi, nel vivere più sicuri. Spesso invece la politica è solo un mezzo per arricchirsi e per chi vive grazie ad essa. Giorgio Stracodagno è un politico e il peggiore di tutti i tempi, vuole solo arricchirsi e interrompe tutti i colleghi sparando cazzate. Beh, cava, queste cene sono una lezione di stile, vedi il presidente com'è impassibile, fermo, puntuale quasi, guardalo, statuario della sua presa di posizione, così, e anche le sue affabulazioni comunque mi attraggono, non come quel pancione di Marco Travaglio. No, maledizione, maledizione al pancione, è incredibile. Quello guarda, apre bocca e dice una cosa, apre bocca e dice un'altra. Non come noi che parliamo e comunque parliamo, non diciamo un cazzo. È incredibile. Insopportabile. Ci vorrebbe un noto politico italiano in questo momento, un certo Italo. Come deve capire? Comunque, Travaglio, no, io non lo sopporto veramente, Caro, lui non fare così però. No, pancione di merda. Io non dico grande, mi sono stufato. Devo richiamarlo alla puntualità. No, sì, no, devo richiamarlo alla puntualità. No, queste cose mi fanno veramente mi fanno veramente imbestialire, capisci? Capisci quanto mi fanno imbestialire queste cose? A volte che proprio mi prendo un mobo che non posso mettere, guardo anno zero, vedo già Santoro, Michele sempre. Insomma, va bene Giorgio, abbiamo capito che Travaglio non piace, però ci sta facendo col Maroni così, insomma, smettila perché... Presidente! No, ascolta, allora, no, se vogliamo dire le cose le diciamo, ma senza... Dai, per favore Giorgio, non ti cazzo, vaffanculo, basta parlare di queste cose. Mai parlare. Basta Giorgio, abbiamo capito opinione, adesso... Ascolta, per favore Marco, allora Giulio, l'economia è importante e Travaglio la rovina come una tarma che morde la lana. Però tu hai detto quello che volevi dire e adesso basta. Giulio, Giorgio, ti richiamo all'ordine come ho fatto con Gianfranco. Sono il tuo presidente e ti dico di tacere, basta Giorgio. Va bene. Io adesso no, non ne posso più. Devi tacere Giorgio. Dai. Allora, cosa vuoi per tacere? Cosa vuoi per tacere? Voglio chiamare Travaglio. In diretta? Come io Santoro? Allora, chiama Travaglio. Bene. Numero Marco Pancione. Pronto? Pronto! Travaglio! Certamente! Pancione di merda! Ma come pancione di merda? Direttore! Ma tu tutto Stracodaglio! Questo è Stracodaglio! Ma su via, queste parole non si usano, Stracodaglio! Vaffanculo! Ma come? Signor Stracodaglio, da una persona querelata e vaccinata come lei non me l'aspettavo, certo, una frase di questo genere. Stia zitto che mi sembra il folletto quello che pulisce le stanze. Silenzio. Cattivissimo. Signor Stracodaglio, per favore. No, basta, non mi interrompa. Io sono qui per richiamarla alla puntualità, alla responsabilità. Perché? Per favore, mi passi il presidente, signor Stracodaglio. Non sono certo che possa parlare con lei. Mi passi il presidente. Le passo il presidente. Che fortuna! Signor presidente, mi sente? Certo! Stavo guardando Aurora
facciamo due scopatori. Il verdetto del processo quis quoribus mediaset. Ecco, cosa? Pronto? Come sento? Non ho capito. Pronto? Pronto? Sono uscite le cosine brutte, direi. Non so chi sono, non so chi sono. Pronto? Le prostitute. Le prostitute non mi riguardano. Al massimo mi faccio la russa nelle notti invernali, quando ho freddo. Senti Silvio, tu non mi scopi, hai capito? E invece sì, Ignazio, ti scopo da dietro, perché tu sei un rettare, non è vero? Pronto? Basta, cos'altro? Tavaglio? Tavaglio? Dai, possiamo finirla qui, per favore, che ho da fare, ho da scrivere articoli, guardare il processo, fare il video, fare il tutto, le interviste. Le sue affabulazioni non mi incantano, non mi incantano. Lei... Va bene. Ascolti, Bravo. Bene. Per una volta hai ragionevole. Panzone. Bene, qui non c'era una festa? Per questo, incontrando l'onorevole Stracquadanio, ci era parso normale rivolgergli una semplice domanda. È per questo che noi chiediamo dimissioni, dimissioni. Buongiorno, sono l'onorevole Stracquadanio. Buonasera. Vorrei denunciare delle molestie che sto subendo da degli operatori televisivi. Sono l'onorevole Stracquadanio, deputato della Repubblica Italiana. Sono l'onorevole Stracquadanio, deputato della Repubblica Italiana. Io le ho detto che non voglio parlare, cioè, lei mi riprende. No, mi sta rompendo i coglioni. Stiamo lavorando. Sta violando. È un membro del Parlamento adesso, ed è visibilmente nervoso. No, io sono, mi avete rotto i coglioni. Ma mi devo mettere nudo? Se vuole mi metto nudo. Ma no, cioè, se la scena che lei vuole vedere, se vuole vedermi in mutande, ma non ho problemi. Vediamo se lei mi manda in onda se mi mette in mutande. Vediamo. Il partito dell'amore... Non mi rompa i coglioni. Ancora così. Non mi rompa i coglioni. Siccome gli piacevo, gli sono andato, mi sono messo davanti perché gli piaccio molto. A fare i fatti miei dentro un albergo, c'è un signore armato di una telecamera che mi molesta. Sì, quel coglione con la barba che lavora con quel coglione di Formigli. Lei non rompa i coglioni. Stracquadanio, 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 che cazzo. Intendo denunciare questi signori per molestie. Posso essere libero di andare a scopare con qualcuno senza che lei mi riprenda qui? Biancala, conosce quel cavo, mio amico Italo. Ma guarda, non avevo del PDL. E si fa per lui. Quel cavo Italo, con la fine. Con la fine. Quella gabba. Bocchino. Oh, sì. Un caro, l'onorevole Bocchino, mi piace un sacco! Andiamo, aspetta che faccio la camionetta scesso, così ti arrasi tutto! Non chiamarmi Colomba, che mi eccito tutta! Ma che bello ambientino che ti sei fatto! Si vede che le tangenti rendono in questo paese! Allora, a chi gioco vuoi giocare? Daglielo. Ma vuol fare la taglia, vuol salame. Fare. Ma onorevole, gradisca. Gradisco. Che gambe. Che bestia. Che flemma. Che voglia! Sì, ancora! Ma ti piace così? Sì, mi piace! Mi piace! Un attimo, che arrivo! Daglielo, che arrivo!
Aspetta tesoro, che arrivo, eh! Una cosa che... Guarda che ci sono, guarda la gambetta, cosa fa la gambetta? La gambetta che ti sfiora in questo modo più provocante. Aspetta tesoro, qua non si stacca un cazzo. Tesoro, spengo. Ma come sei bello, onorevole mio. Mi piace quando sei lenta. Ma quando sono lenta e sensuale in questa maniera, che ti faccio vedere la fine del mondo, se posso. Aspetta che te faccio... Questo lo so che... È tutta la gnocca. È tua. Ma lo sai che mi invidia tutta la mia miglia? Ma sono la più bella. Ma vieni qua, sì, bella maschione. No, ancora. Andiamo più avanti. Più che mi piace. Ma mai. Ti faccio vedere come funziona. Con così la con la coscia provocante. No, guarda la coscetta. Provocante, incredibile. Ti piace il procedone. È il procedone. Non ti ricordi il Parlamento sotto i seggiolini? Avanti per ore. Aspetta, muove. Paura, qualcuno ci stia guardando in questo momento. Forse è meglio chiudere la porta. Vieni qua, mandrillo! Bella topolona! Ma lo sai che sono stata eletta Missolini nel 87? 87? 87, non sei? Le gambe delle donne. Oh, ma c'è qualche gambetta! 87, ma che gambe? Ma che gambetta, ti piace la gambetta? Ma la cosa... C'è uomo! Sacco di casino, quello è mio fratello, non è messicano, è di Stoccolma come me. Fratello? Vecchio, ma io non conosco nessuno, hai lei capito? Non è... Niente! Io non conosco nessuno. Lo troverò. Pronti per confessare Traquadanio Giorgio. Sempre bello mi fu questo forno, sempre caro mi fu questo forno. Un bel baglione, guarda prima il forno della chiesa, la chiesa col forno. È l'unica in Italia, sai, noi a Perugia abbiamo questo forno. Padre. Domanda che mi sono rispondere, mi ha detto la mia Pepito che hai in mano un mantello. Devi confessarne una qualche morte causata. Sì, padre, io ho molto peccato, però questo martello non ha causato danni ad alcuno. Padre. Ecco, il martello può uccidere, è duro, duro.
uno durissimo. Allora, è mio padre. Chi? Allora ho letto della morte di una puttana Straguadagno che frequentava i vostri salotti. Te, Nicky Vendola, Marzullo Marzucco, eccetera. No, io con Nicky Vendola certi salotti. Tu con Nicky Vendola condividi molte cose. Ti piace il martello come del resto a lui. Un cazzo martellante e un piacere saltellante. Ah. Hai ucciso la puttana Straguadagno? L'hai uccisa, No. Non l'ho uccisa, padre. Dimmi la verità! No, non l'ho uccisa, padre. Io ho una grande passione per i martelli. Li colleziono da quando ero bambino. La pura verità! È la pura verità. Oggi ho peccato perché ho detto una bugia alla mamma. Cosa l'hai detto, Giorgino Bugiardino? Gli ho detto che ero diventato amico di Marco Travaglio. Cosa? Amico di Marco Travaglio? Questa è una bugia terribile! Orrore! Fulmini del cielo, cadete, fatevi la bua! Giorgio, che altri peccati hai commesso a parte votare quella finanziaria di merda l'altro giorno? Nessuno, padre. Giorgio, non fare il pezzo di merda. Non ho ucciso quella donna. Non fare la testa di merda. No, ho ucciso. Non fare il coglione. Don Sergio. Non fare il minchione. Lei mi conosce. Allora, no, torniamo a noi. Non mi fare domande che esulano dal mio rituale. Voglio sapere se ieri ti sei masturbato, Giorgio. Lo hai fatto? No. Lo hai fatto? No. Bene, bravo. Altri peccati, peccatini, peccatini. Basta, padre, qua c'era una festa. Peccatacci. Ragazzi, come finiva il film? Book, rispondi. Book, come finisce il film? Tutti muoiono. Nessuno ride. E Brusa diventa zombie. Il teo si trasforma in un portoricano. Portoricano. Basta la mazza. Basta la mazza. Andale anche. Sai che mi sta tornando la rana quella sulla spalla? Quella che ti lecca l'orecchio. Questa. E Jobs esce dal bagno. Questo è il finale del film. Madonna. Non può essere questo. Jobs improvvisa un finale qua in cucina con questi oggetti. Due bottiglie d'acqua. Due carte di menabrea. Un tappo. Ragiona. Hai 5 minuti per pensare a un finale con queste due bottiglie d'acqua, due incarti e un tappo. Se vuoi il vape. Solo se ti senti particolarmente creativo, ma non sei obbligato. Minchia, aiuta, dobbiamo fare il finale del film, due bottiglie, due pezzi di ferro, un tappo e il vape. Mica aveva capito che il suo finale personale era piadina. Che schifo. Vabbè, Jozz, è una responsabilità mica da niente. Dai, devi pensare a una storia con queste due cose. Hai 3 minuti, butta. Io faccio una pausa. Anch'io. Jozz, io adesso faccio una ripresa di qua, poi torno da te. Buona fantasia. Cazzi, Jordi sta inventando il finale del film. Chi? Jordi sta inventando il finale del film con due bottiglie vuote, un tappo e basta. Minchia, tanti personaggi comunque, grandi uomini.
Sì, sì, no, è così che va. Mi cerca prugna. Aiutami a trovarla. Così ne foca all'albero. No, sono troppo lontano. Ma lì ci sono delle mele. Vattene. No, vale, adesso mi scuso. No, vattene. Con le mani. Adesso vedrete la Vale che sorride. In direzione... Dai, ma sì, mica sei Uber, sto ridendo. Stavo ridendo già prima. Non vale. Ma che cosa che hai fatto? Ma non lo so, è incazzata tantissimo. Ma mi tira coppini, mi picchia. E continua a risuonare in mare. Vabbè. Ah. Ma Matteo, mi apri un attimo che vado a prendere la mia insalata messicana. Dov'è? Ma che schifo, non c'è Jordi. Dov'è? Che finale del cazzo. Jordi. Ma smettere, non è vero. Dai, è il finale, Jordi, non c'è. Vabbè, finisce così. Vabbè, vado a vedere, vado a farlo io il finale, va? Madonna. Allora, eravamo rimaste che qua c'era stato il pa... Ma dai, ma che schifo, ho tolto pure gli oggetti di scena. E come faccio a lavorare questa gente? Io un giorno ti invitavo a cena. Vabbè, scassiamoci qualcosa. Ciao amici. Perché? Ma soprattutto chi o che cosa? Quel che importa è quando.